Fanucci. Bene. Malpezzi. Sì, leviamola, ecco, bene. La votazione. Onorevole Giorgetti, che dobbiamo. Vado? La votazione è chiusa. Presenti 400, votanti 366, astenuti 34, maggioranza 184, favorevoli 102, contrari 264, la Camera respinge. Abbiamo il 13.20, lo. Là, prego, onorevole Mattiello. Presidente, visto che sull'articolo 13 abbiamo chiesto l'accantonamento di un paio di emendamenti, noi vorremmo chiedere anche l'accantonamento di questo 13.20 per poter fare una valutazione complessiva di quanto è rimasto da discutere e già che ho la parola, Presidente, chiederei anche di poter continuare l'esame del provvedimento domani mattina, in modo tale che ci possiamo riunire e ritrovare per fare queste valutazioni. Il comitato dei 9 è già convocato per il fine aula. Grazie, Presidente. Molto bene, ovviamente, onorevole relatore, gli emendamenti a cui lei fa riferimento sono i due principali, poi come abbiamo detto ce ne sono tutta una serie che sono collegati a quegli emendamenti e che sono stati anch'essi accantonati. Quindi a tutti quelli accantonati finora aggiungiamo anche, se non ci sono obiezioni, onorevole Nuti, onorevole Sarti, se non vi sono obiezioni accantoniamo anche il 13.20 come su proposta del relatore. Benissimo. Allora, evidentemente l'articolo 13 non lo possiamo votare perché ci sono gli emendamenti accantonati che vanno esaminati. Sulla proposta del relatore, se non vi sono obiezioni, di rinviare ad altra seduta il seguito del provvedimento in modo che si possa riunire il Comitato dei 9 e esaminare gli accantonati e presumo anche gli emendamenti agli altri articoli. E quindi a questo punto possiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno. Onorevole Palese, la ringrazio per l'incitazione, che reca la discussione delle questioni pregiudiziali Frusone ed altri, numero 1, e Scotta ed altri, numero 2, presentate al disegno di legge numero 3393, conversione legge del decreto legge 30 ottobre 2015, numero 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel corso di più questioni pregiudiziali.